Alberto Franceschini è un uomo che, a differenza di Moretti, che proviene dalla Sitt Siemens, cioè il gruppo degli operai di Milano, di Curcio, che proviene dalla facoltà di sociologia dell'Università di Trento, è il terzo centro di costruzione delle BR. Le BR hanno avuto come costruzione o gli operai della Sitt Siemens o il gruppo della facoltà di sociologia dell'Università di Trento o l'ambiente del Partito Comunista di Reggio Emilia. Allora, Alberto Franceschini è nipote di un partigiano. Alberto Franceschini è iscritto alla Federazione Giovani Comunisti Italiani, la Federazione Giovani Comunisti Italiani, di cui è stato anche segretario D'Alema, è, diciamo, il gruppo giovanile del Partito Comunista Italiano, quindi un partito dentro le istituzioni. Alberto Franceschini è nato nel 1947, quindi dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha 20 anni, 21 anni nel 68 e rimane fortemente deluso dall'atteggiamento del Partito Comunista Italiano, che secondo lui è un partito comunista che si sta svendendo al SIM, sistema imperialista delle multinazionali. Questo è l'acronimo che hanno inventato le Brigate Rosse. Quindi partecipa ai convegni di Chiavari del 69, a Pecorile nel 70. Nel 71 non risponde alla chiamata alla leva e quindi come disertore diventa latitante. È una delle colonne portanti delle Brigate Rosse. Molti lo hanno sempre definito, diciamo, la parte moderata, la parte che di fronte a la volontà violenta delle Brigate Rosse ha cercato sempre una moderazione, anche se Franceschini però non si è mai dissociato, anche se ha detto delle cose su Moretti non sempre gentilissime, anche perché ve lo ricordate, nel 74, quando Franceschini viene arrestato, Franceschini e Curcio vengono arrestati e si dovranno incontrare con Moretti. È protagonista del rapimento Sossi. E durante il rapimento Sossi del 1974, Sossi è un magistrato che ha condannato il gruppo fiancheggiatore delle Brigate Rosse, le Brigate 20 ottobre guidate da Rossi a Genova, e Sossi quindi diventa un nemico delle BR perché ha messo dei compagni in galera. Viene rapito e processato dalle Brigate Rosse, perché le Brigate Rosse avevano l'idea di essere loro il tribunale del popolo. E Sossi, che è un magistrato di destra, chiamato il signor Manetta per la facilità con cui reprimeva e arrestava secondo i brigatisti, però è anche un magistrato raffinato, e fa notare ai brigatisti e a Franceschini, che è quello con cui si dialoga meglio, che in caso di guerra lo Stato italiano può trattare. Chiaro questo cosa vuol dire? Che non è vietata la trattativa con gruppi anche illegali, a meno che si riconosca lo stato di guerra. Ora, non c'è uno stato di guerra dichiarato dallo Stato o accettato dallo Stato. A dichiarare guerra allo Stato italiano sono state le Brigate Rosse. Però Sossi dice, se uno dichiara guerra, la guerra c'è. Non è che la guerra inizia se c'è una risposta. Chiaro? Se io entro, sparo e le Brigate Rosse hanno già iniziato a fare delle azioni violente, però è un po' forte, cioè, conto un gruppo terroristico, conto è uno Stato e la guerra. Però Sossi perché invita le BR a fare questo? Per salvarsi la vita. Franceschini fa partire una trattativa con lo Stato che il ministro dell'Interno Taviani della DC non vuole, mentre alcuni gruppi politici vogliono, la Procura di Genova, dove c'è tanti amici di Sossi che lavorano insieme, è a favore della trattativa, è contrario alla trattativa. Francesco Coco, omonimo del calciatore, che è il capo della Procura di Genova, che allora prende un congedo. La trattativa diventa una sorta di farsa. I brigatisti, un gruppo di brigatisti Brigate 20 ottobre viene rilasciato, esce dal carcere di Marassi e riarrestato subito dopo dalla polizia mandata al ministro dell'Interno per altri reati che hanno commesso. Quindi Moretti dice: ci hanno preso in giro, non è una trattativa. I brigatisti sono ancora dentro, quindi uccidiamo Sossi.
Franceschini, per fare capire il personaggio, invece dice no, comunque noi esistiamo, comunque grazie a questo rapimento si è parlato di noi e quindi Sossi lo dobbiamo liberare, anche perché se noi ci portiamo un cadavere addosso, questo cadavere nell'opinione pubblica ci remerà contro. Se noi lo liberiamo dimostriamo di essere umani. Voi pensate che Sossi è lì dietro, che ascolta, che non sente tutto e aspetta la sentenza. Arriva Franceschini che gli dà una pacca sulla spalla, qualche soldo, un panino, un gettone telefonico, un biglietto per l'autobus e gli dice ora sei libero, vai e non dare più noia ai compagni. Quindi questo personaggio è atipico all'interno del BR. Poco dopo Franceschini verrà rapito, e sì, Franceschini verrà arrestato, scusate, si parla sempre di rapimenti, arrestato anche a causa di un personaggio particolare, Girotto, che è un frate, ex frate missionario, combattente in Cile, eccetera, che è entrato nelle BR, a suo dire, è entrato nelle BR spontaneamente, è entrato nelle BR perché credeva all'idea, però ha visto le BR diventare troppo violente e si è dissociato ed è, anziché dissociarsi direttamente con loro, è andato a parlare con il capo dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, che poi verrà ucciso nell'82 dalla mafia, e ha dato notizie, è rimasto infiltrato nelle BR contro le BR facendo arrestare Franceschini e Curcio, ma guarda caso non viene arrestato Moretti. Franceschini rimane in carcere dal 74 fino all'87, dove aveva i primi permessi, poi uscirà definitivamente nel 1992. Durante il rapimento Moro, molti dicono che Franceschini non era d'accordo con l'esecuzione di Moro. Franceschini non è mai intervenuto pubblicamente, però non ha nemmeno mai smentito di non essere d'accordo. La sua risposta è sempre stata: quando uno fa parte di un'organizzazione come le BR non può prendere una visione personale, no? Quindi quello che è stato deciso dal direttivo è anche una mia responsabilità. Da 1992 è in semilibertà e è dirigente di una cooperativa dell'Arci. Questo, diciamo, è uno dei personaggi anche meno famoso forse rispetto a Moretti e Curcio, però sicuramente è uno dei quattro riconosciuti come capo delle Brigate Rosse, fortemente critico rispetto al suo partito di riferimento quando era giovane, ovvero il Partito Comunista Italiano.